Dicevo che questo libro, il tuo ultimo libro, che è un romanzo, non è un saggio di politica, è un romanzo, Per strada e la felicità, di questa ragazza che dalla provincia arriva a Roma nel 68 con tutti gli annessi e connessi, non so quanto rifletta anche il percorso tuo personale di quando sei partita da Brindisi e poi sei arrivata nella capitale. Beh, guarda, è inutile negarlo, in questo romanzo ci sono molti elementi autobiografici, non è un'autobiografia ovviamente, però gli elementi autobiografici ci sono e tra questi elementi hai individuato bene, io sono una brava ragazza che viene dalla provincia e arriva a Roma nel 68, in anni che sono, diciamo così, generosi e sfortunati per i giovani, perché in questi anni incontrano il Raosa, incontra il movimento degli studenti, che è un movimento che vuole cambiare il mondo. Ecco, questo è l'inizio del romanzo, perché hai detto giusto, è un romanzo che vuole parlare di anni appunto molto particolari, che sono stati anni o dimenticati o travisati o traditi, perché sono stati dimenticati, perché sono passati 50 anni e malgrado questo non sono ancora entrati nella storia. Io mi ricordo che a 20-25 anni dalla Resistenza, dall'inizio della Repubblica, dal fascismo, erano già entrati questi avvenimenti nella storia. Dal 68 sono passati 53 anni, ma ancora non è arrivato nella storia. E se arriva, quando arriva in alcuni romanzi, arriva in modo travisato, cioè il 68 equivale spesso al terrorismo, le lotte degli studenti, alle terribili vicende che hanno dilaniato l'Italia della fine degli anni 70 e degli anni 80, quindi anni travisati e un po' traditi. Io ho voluto un pochino raccontarli come li poteva vivere una ragazza e in parte io li ho vissuti, non ti ripeto, elementi autobiografici ce ne sono, e per quello che invece sono davvero stati per me, perlomeno, e per molti, cioè anni di cambiamento, anni in cui volevamo cambiare tutto e naturalmente anni anche di delusione, ma poi anni in cui è sorto in quegli anni è vissuto ed è ancora molto forte. Intanto noto un parallelismo, perché l'altro giorno abbiamo avuto ospite Pierluigi Celli, ex direttore generale della RAI, il quale a sua volta ha scritto un romanzo che ha riferimenti alla sua propria biografia, e anche lì c'è il racconto di questo gruppo di amici che si ritrova oggi, sei amici tra cui Celli, che rievocano un mitico viaggio in autostop a Parigi nel 68. Mi chiedo quindi se non sia un comune sentire della vostra generazione. Espressione orrenda la vostra generazione, però per capirci, Ritana. Espressione orrenda, orrenda, però purtroppo la dobbiamo usare. Io ho cominciato un'intervista di recente dicendo non voglio parlare di generazioni e poi mi sono accorta che in realtà la nostra generazione adesso è vecchia, quindi ha possibilità, diciamo così, di avere un rapporto col passato poi anche più disteso. Io questo romanzo l'ho scritto durante la pandemia, la prima pandemia, e ti assicuro che per me poter stare tranquilla in casa è significato molto anche lasciar fluire i ricordi. Io mi sono ricordata cose che non ricordavo più, che mi ero dimenticata completamente, oppure ho inventato delle cose, pensavo di aver inventato delle cose che invece poi erano vere. Cioè chi era attorno a me mi ha detto, guarda, succedono delle cose stranissime da quando uno va indietro con i ricordi, e la memoria è una cosa molto strana, molto molto strana. Io ero convinta di aver inventato alcuni episodi davvero, di aver usato la fantasia in questo romanzo, e poi invece mi hanno detto, ma ti ricordi quella cosa lì? E in effetti era successa, ma succede anche l'opposto, perché la memoria è selettiva e perché soprattutto è molto selettiva, e poi soprattutto tante volte appunto uno non ricorda delle cose che vengono fuori autonomamente. Io mi sono accorta che non volevo scrivere un'autobiografia, ma sai perché, Antonello? Perché mi sono accorta che quando si scrivono le autobiografie ci si censura, no?
Dice, questa è la mia vita, quindi adesso un po' me la bellisco, no, questo mi vergogno e non la metto, questo posso offendere qualcuno. Se invece uno lascia andare la fantasia, beh, l'autobiografia sorge, ma in modo molto spontaneo e quindi non è censurata. Brava, bella osservazione che condivido. Sì, uno quando deve parlare di sé un po' si controlla, oppure poi dall'altra parte magari abbellisce alcuni passaggi, quando invece attraverso l'intermediazione della fiction, allora si può anche dire quelle verità che magari uno vorrebbe in qualche modo negare a se stesso. Scusa, ma io ricordo una tua vecchia intervista in cui, quando hai spiegato che hai lasciato Brindisi in sostanza alla fine del liceo, sì, avevi scoperto, non ho capito se eri tu innamorata del tuo professore di filosofia o viceversa, ma tutto non dichiarato, se non al momento della partenza per la capitale, o sbaglio? Sì. No, hai detto giusto, sì, io me l'ero dimenticata questa intervista, ma in questo caso la memoria è comune. Sì, è così. Vabbè, un amore di gioventù non consumato, diciamo. Ma non lo so, sì, non te lo ricordi? Non me lo ricordo. Mi ricordo che sicuramente fu un amore, però quello sì, che mi ricordo è che non pensai neanche per un attimo, ma davvero neanche per un attimo, di non andare a Roma a fare l'università, che sarebbe stato anche logico, no? Cioè, amavo un uomo, lui mi amava, ci potevamo sposare, le famiglie lo sapevano, eccetera, eccetera, e invece poi io potevo andare a fare l'università a Bari. No, certo. E invece no, ho deciso che volevo andare a Roma perché sentivo che lì avrei avuto un margine di libertà maggiore. Qua da chi? Da tutti. Sì, cioè, la cosiddetta emancipazione, no? È un passaggio, sì, poi anche anagrafico, affettivo, esistenziale, no? Ci si emancipa anche da se stessi a un certo punto, da quello che, certo, si è stati, no? In attesa di diventare qualcos'altro. Certo. Allora, io, certo, ho detto che tu arrivi a Roma, ma poi a Roma diventi una simpatizzante militante di cosiddetti gruppi extraparlamentari da potere operaio, poi però diventi una giornalista professionista, scrivi per Noi Donne, che era la Bibbia delle donne e delle femministe italiane, partecipi all'inizio dell'avventura del Manifesto, che ancora è un giornale che vive, certo, ha festeggiato, no, i 50 anni, quindi... Certo. Ti sei, guardandoti alle spalle di tutto quel periodo, cosa ti rimane oggi? Tutto, assolutamente tutto. E io sono tra le poche persone, guarda, ci stavo pensando proprio stamattina prima di fare l'intervista con te, perché un po' mi aspettavo questo tipo di domande, e io sono una persona che ha un rapporto molto pacificato con il proprio passato, e ho anche pensato, ti assicuro stamattina, proprio stamattina, che non è facile trovare attorno a me delle persone che hanno un rapporto pacificato con il proprio passato. Spesso lo definiscono amarcord, come dire, una cosa passata che non conta più. Per me conta moltissimo. Io mi sento sempre uguale a me stessa, naturalmente so che sono cambiata. E io credo però che sia importante avere un bel rapporto con il passato e che non si possa avere un rapporto vero, serio, felice con il presente se non si ha anche un rapporto pacificato con il passato. Ecco, io credo di avercelo. Questo libro in qualche modo me l'ha confermato, perché questo libro l'ho scritto, ma l'ho scritto con leggerezza, con contentezza, con voglia di farlo. Non è stato un parto, come dire, doloroso, è stato un parto felice. Spesso si dice che coloro che nel 68 erano contestatori, no? I contestatori contestavano l'establishment dell'epoca, ma molti dei contestatori sono a loro volta diventati establishment culturale, politico, giornalistico. Credi che sia un'evoluzione inevitabile, una conseguenza ovvia? Si nasce incendiari e si finisce pompieri, uno nasce di sinistra,
e poi mano a mano che va avanti con l'età, cresce, diventa maturo, scopre di essere di destra, è una provocazione ovviamente. Ma io eviterei le semplificazioni, intanto perché a fare quel movimento sono state centinaia di migliaia di persone, poi alcune effettivamente è vero, li potremmo fare nomi e cognomi noi, a me compresa, no? Voglio dire, sono diventata una giornalista affermata nel mondo del giornalismo, quindi effettivamente c'è stato questo procedimento. Io più che quello che mi incuriosisce è capire che cosa è successo nell'intimo di queste persone che hanno raggiunto l'establishment, che hanno cambiato idea, si sono adeguate, oppure semplicemente hanno avuto un corso di vita. Io per esempio credo, parlo per me, non parlo per gli altri, che molte delle idee che avevo nel 68, ti faccio un piccolo esempio, un'idea di uguaglianza che mi ha sempre animato, un'idea di giustizia sociale che c'era allora, io ce l'ho ancora. Naturalmente molti ce l'hanno ancora come me, però pensano di perseguirle in modo diverso, altri hanno cambiato idea. E diciamo così, più che una questione di generazioni, di storia. Non mi sento io di condannare, di fare del moralismo sugli uni o sugli altri, eh? Tutti siamo liberi di cambiare idee, soprattutto quando si hanno 18 anni. Ecco, per me quelle idee sono state abbastanza fondative, sono state fondative quelle, è stato fondativo il manifesto, molto fondativo, per introdurmi ad un giornalismo critico, perché il giornalismo che io facevo al manifesto doveva essere come dire alternativo al giornalismo dei grandi giornali, e che poi mi è rimasto dentro. Io credo di aver fatto anche 8,5 con un atteggiamento molto critico. Allora, è vero, condivido quando Ritanna Armeni, parlando del manifesto, indica quel giornalismo corsaro, scritti corsari per Paolo Pasolini, opposto o diverso, ecco, dal giornalismo dei grandi, i grandi giornali, quelli che oggi nella polemica diventano i giornaloni della borghesia, pensiamo a Corriere della Sera, no? Pensiamo anche che è cambiato il mondo ed è cambiato anche il mondo dei giornali nel frattempo, e devo dire che certe volte qualcuno si interroga anche sulla esistenza stessa della sinistra in Italia, visto che ad esempio adesso il Partito Democratico, che dello schieramento di centrosinistra è la forza più pesante, poi vediamo cosa succederà, non tanto in base ai sondaggi attuali, ma quando si tornerà alle urne, è guidato da un signore che si chiama Enrico Letta, che ha delle radici democristiane, della Margherita, in compagnia di Franceschini, stesse radici, nel PD il segretario, uno dei leader, è stato Matteo Renzi, radici democristiane. La sinistra è relegata al gruppo di Liberi e Uguali, con dentro Articolo 1, dove ci sono D'Alema e Bersani, ma insomma sembra un po' che la sinistra sia quasi evaporata, Armeni, Ritanna, in questo paese. La sinistra non c'è più, ma non perché ci sia Letta, che è una bravissima persona, che voglio dire esprime anche ogni tanto delle idee più di sinistra di tanti altri che hanno un pedigree più nobile. C'è. No, non è questo, non è una questione di Letta o Franceschini, è il fatto che la sinistra ha rinunciato ad una sua idea, che può essere naturalmente sempre discutibile, può sempre cambiare, di cambiare il mondo e di dare alcune indicazioni in questo senso. Quindi io, per esempio, che mi ritengo di sinistra, devo dire con grande franchezza che non mi riconosco più in quelle immagini, in quei fantasmi di sinistra che di tanto in tanto appaiono. Succede nella storia, può succedere tra qualche anno il contrario, però credo che adesso dobbiamo prenderne atto. Guarda, sai cosa mi ha molto impressionato? Scusami, parlo di una mia reazione. Quando Letta ha proposto una tassa patrimoniale per fornire una dote ai giovani, anche questa parola orribile, ma usiamola, e io che sono una di quelle persone che pensa che le tasse vadano pagate, che il problema di questo paese è che le tasse alcuni non le pagano, e che quindi non c'ho questa cosa, oddio, una tassa, che cosa sarà,
E poi so benissimo che patrimoniale o tassa di successione può significare tante cose, può essere fatta in modo equo. Ho avuto una reazione di fastidio. Ma perché ho avuto una reazione di fastidio? Ho avuto una reazione di fastidio perché mi è sembrata una cosa poco credibile. Una bandierina che Letta metteva lì per rispondere ad un'altra bandierina che Salvini metteva dall'altra parte. E mi sono quasi offesa dentro che alcune cose serie potessero essere così, lanciate per essere lanciate e poi dopo in fondo non ci credi fino in fondo. Dopodiché devo dire che comunque viviamo in una società talmente provinciale, talmente bigotta, che persino questo sassolino lanciato da Letta ha suscitato uno scandalo talmente enorme che io mi sono detta, beh, vedi, malgrado tutto, si è riusciti a proporre una questione di sinistra, che cosa facciamo dei giovani di questo paese? Ho detto mentre aspettavamo di collegarci che sei, e l'hai ricordato tu stessa, hai fatto 8 e mezzo accanto a Giuliano Ferrara, e lì ci conoscevamo perché eravamo tutti e due alla 7, tutti e tre anche con Giuliano. È da tanto che non lo senti l'orco? Guarda, non lo sento da un paio di giorni perché gli ho mandato una WhatsApp per dirgli che presentavo il mio libro e lui mi ha detto che ci saremmo visti lì, quindi alla presentazione del libro, quindi è stata una cosa recente. L'orco comunque è in campagna, quindi è difficile da vedersi, nel senso che lui si è ritirato in campagna da quando è scoppiato il Covid e quindi ci siamo soltanto sentiti telefonicamente. Sì, no, l'ho cercato anch'io e volevo sapere se voleva interrompere il suo digiuno in video anche attraverso lo streaming come stiamo facendo noi, mi ha detto Antonellino, sempre di diminutivo, c'ho 60 anni Giuliano, ormai sono Antonello, ahimè, Antonellino, grazie di aver pensato a me, ma io non mi astengo da comparire, quindi sono certo che comparirà la presentazione del tuo libro. Senti, invece, chiudiamo con Fausto Bertinotti, invece. Fausto Bertinotti lo sento poco, devo dire, lo sento molto poco, è una cosa che mi fa, di cui, su quale ho dei rimpianti, perché, come dire, la vita, insomma, un po' il mio distacco dalla politica, Antonella, perché io poi mi sono veramente distaccata dalla politica, scrivo dei libri, scrivo dei romanzi, ogni tanto vengo invitata gentilmente, come hai fatto tu, come ha fatto ieri Barbara Palombelli, vedi, ci ritroviamo poi sempre nello stesso giro, vengo invitata eccetera, però poi non ne ho una grandissima voglia e quindi in realtà ci sentiamo quasi sempre prima delle elezioni, io e Fausto, o dopo per commentarle, questo sì, lo facciamo. Sì, no, perché poi ricordo che con Rina Gagliardi, scomparsa, e con Fausto Bertinotti una decina di anni fa abbondanti avevate scritto un libro che io ho, che era un titolo, insomma, che mi sembrava un po' malaugurante, nel senso che il titolo era "Devi augurarti che la strada sia lunga". Sì, ho l'impressione che se è riferita alla sinistra italiana è bella lunga la strada. È bella lunga, però è di quella la citazione, che è la citazione di una poesia di Cafafis, è molto importante, perché nella poesia si dice che è molto più importante il viaggio della meta. Allora, il problema della sinistra italiana non è arrivare a una meta, ma intanto mettersi per strada. Vero, vero. Allora, se volete recuperare alcuni saggi di politica, di testi che hanno fatto ad esempio Parola di donna, le 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate da 100 protagoniste, che è un libro di 10 anni fa, potete andare sui saggi firmati da Ritanna Armeni, se no potete recuperare i romanzi o il racconto tipo Una donna può tutto, che è un titolo riferito al 1941, quando volavano le streghe della notte, giusto? Sì, donne sovietiche che per battere i tedeschi andavano su degli aerei piccolissimi e bombardavano e avevano lo slogan "Una donna può tutto". Oppure la storia di Mara, una donna del Novecento, oppure per la... Dimmi?
No, qui cambiamo proprio luogo, perché la storia di Mara è la storia di una donna fascista, eh? Una giovane donna fascista. E poi a completare questo puzzle di storie di donne di origini, di tempi diversi, arrivate con Rosa, non Rosa Luxemburg, o meglio, Rosa Luxemburg è un incontro che fa la Rosa, ragazza, brava ragazza di provincia che viene a Roma a studiare, a laurearsi, a trovare, a cercare un lavoro nel 68, l'ultimo romanzo di Ritanna Armeni, Per strada è la felicità. Quando lo presenti? Lo presento l'8 giugno alla Casa Internazionale della Donna, a Roma. A Roma. Poi farò altri incontri per l'Italia, quindi intanto però cominciamo da Roma come da tradizione. Bene, come da tradizione cercherò di essere presente anch'io per rivederti di persona. Un enorme piacere. E anche per rivedere l'orco se si materializza, va bene, ok. Grazie Ritanna, buona giornata. Grazie a te, ciao ciao. Continuate a seguire lefonti.tv come sempre tutto il giorno. Noi ci ritroviamo domani mattina insieme al costituzionalista, editorialista di Repubblica e dell'Espresso, Michele Ainis. Buona giornata a tutti, a domani.